E quindi ringrazio Daniela, non so, poi se rimani con noi magari ci sarà qualche domanda, non lo so, spero. Vi vorrei presentare anche gli altri ragazzi. Allora, nel ruolo della migliore amica di Ilaria, sponda, sorella, per me è il personaggio che mi diverte, devo dire, di più, e ha dei suoi fan, perché è proprio nel film è una ragazza proprio per bene, ma pronta a qualsiasi deriva, gioiosa, allegra, con una... Ed è Michelle Carpente, già vista in Scusa ma ti chiamo amore, e altrettanto abbiamo la nostra Nina, che eccola, che... Cioè, noi non è che le cose le facciamo a caso, la nazionale ci aveva Roberto Baggio e Dino Baggio, noi ci abbiamo Francesca Ferrazza e Francesca Ferrazzo, perché vogliamo essere originali molto, quindi non so come sia possibile questa cosa. Francesca Ferrazzo, anche lei, dritta dritta da Scusa ma ti chiamo amore, nel ruolo di Nina, la sorella di Ciccio, i due, fratello e sorella, grandi amici, complici, fratelli, del nostro protagonista Paolo. Ciccio è interpretato da Simone Ascani, che non c'è qui oggi perché è sul set dei Proci Ancora Prof di Rossella Izzo. Qui si aggiungono, allora, la nostra Elisa Lisitato è alle prese con sostanze illecite, ed è il nostro Emanuele Aiello, altro ragazzo, chiamiamoli così, sono tutti ragazzi pescati, come si dice nelle famiglie ben educate, ma è solo un caso, perché voglio dire, in realtà sono perfetti nei loro ruoli. E poi abbiamo questi, oltre a Elisa, il suo gruppo è composto dal suo fidanzato, che è una figura di riferimento fondamentale del film, ma nel promo ha trovato poca espressione, conoscendo il suo carattere so che è triste di questo, e si chiama Manuele Pica. Manuele ci ha conquistati, perché ha fatto un provino, era quasi un esordio credo, ha fatto un provino sorprendente. Io che sono un'attrice, amo il mio lavoro, fondo tutto su quello. Vedere arrivare un ragazzo al provino col materiale, si era buttato i vestiti, le catene da mettere al collo, gli occhiali da sole, gli avevo detto deve essere un po' come Fabrizio Corona, come Costantino Vitaliano, dico mi dovete fare. Ed è stato altrettanto, ha fatto il nostro Alessandro D'Ambrosi nel ruolo buffo di subwoofer, l'avete giusto visto dimenarsi così, uno che ha tutto un suo giro di recettazione e di vendite illecite di cose, di prodotti meccanici. Vediamo se ho presentato, allora poi, okay, è il nostro Federico Galante nel ruolo di Tano. Tano è l'espressione più, e io sono anche donna, per cui per me lui rappresenta nel film, è a Lampedusa e diventa il fidanzato di Nina, così come Valentina si fidanzerà con Ciccio, così come Paola e Ilaria, ognuno di loro, così come Elisa e Campana hanno la loro storia, Lollo ce lo perdiamo per strada, perso nelle sue malefatte, e invece il nostro subwoofer resterà solo per sempre, perché non lo vuole nessuno. Quindi dicevamo, Federico Galante nel ruolo di Tano, per me è il siciliano biondo, io sono donna e mi piace la seduttività, e quindi Tano rappresenta l'oggetto del desiderio di Nina, ed è Federico Galante, già attore esperto in Don Matteo, lavora da quando ha 11 anni, poi aveva deciso di smettere, ma non ce l'ha fatta, perché recitare è una droga. Questi ragazzi qui, quelli che hanno esordito, che io li curo... devo dire anche con un affetto particolare, perché mi ricordano molto me, mi ricordano me che avevo dato la maturità e pensavo di partire per una brevissima vacanza, perché il mio fidanzato di allora faceva medicina, aveva un importante esame, quindi avremmo avuto 7 giorni di vacanza solo, e invece quella vacanza non l'ho fatta mai, perché sono arrivata per caso in un set e poi la mia vita è cambiata. Così i ragazzi, soprattutto quelli esordienti, non sanno ancora che cosa li aspetterà, perché se non dovessero andare avanti potrebbero avere delle grosse crisi di mancanza. Okay. Penso, dunque, dimenticavo la persona fondamentale che ha reso possibile tutto questo, che è Massimo Ciavarro, che naturalmente è sempre seduto di là, però va bene, io lo saluto e lo ringrazio, non ama apparire, ma tanto presto sarà costretto, perché sto film lo dovrai difendere in qualche maniera, quindi ci dovrai sicuramente lavorare. E è stato, noi siamo al terzo film che produciamo insieme,
E devo dire che così, la ragione poi di farlo attualmente, nonostante gli sforzi che convergono anche di tutte le istituzioni, quindi budget, noi giriamo dei film low budget, ma big cost, quindi praticamente insomma, è una cosa impossibile, mettiamo tutte le nostre risorse e tutto. E pensiamo che questo sia un lavoro in crescita e perciò teniamo duro. I presenti, molti fra i presenti sanno, conoscono le enormi difficoltà, quindi comunque grazie a Massimo molto, molto. Tra l'altro anche un saluto al nostro scenografo che è voluto essere con noi e io sono molto felice di questo, che è Massimo Galluzzi. Poi se avete delle cose che volete sapere o volete conoscere i ragazzi o qualcosa, non lo so. O se Daniela vuole fare un saluto particolare, so che è brava questa cosa. Ma devo dire che sei stata talmente straordinaria oggi che onestamente non inaspettata, anche perché conosco abbastanza la tua timidezza a volte di parlare in pubblico, Grazie invece Daniela, sei generosa. precisa, determinata, Facciamo molto. gioco di squadra di coetanee, No, no, mettiamola è così. vero, perché poi noi siamo appunto colleghe, coetanee, io ho cominciato forse un po' dopo di te, ma abbiamo la stessa età, quindi è stato bello ritrovarmi a essere diretta da una donna e soprattutto da una donna che si chiama Eleonora Giorgi. Ci siamo Grazie, ritrovate, come dire, da protagoniste di una commedia italiana negli anni Ottanta ad avere il piacere di sentirmi dire: no, Daniela, così non va, guarda, vorrei che tu me la dessi più così, vorrei che tu me la, le intenzioni sono queste. Guarda che io l'ho scritta pensando a un'emozione di questo genere e così mi detto sono questo? A me non mi ritrovata. ricordo che hai detto così non va, ma se te lo dici, No, no. no, no, è vero, è vero. E mi sono ritrovata anche a, come dire, a sentirla dentro in un certo senso, perché mi sono resa conto che la sua scrittura è una scrittura di una donna che sicuramente ha messo molto di sé nel ruolo di Ornella, La madre, e sì. come madre, come vissuto, come esperienze, come forze e come fragilità. E quindi un po' mi sono sentita, come dire, invasa dalla sua vita, invasa dalla sua personalità, e mi è piaciuto perché poi noi attori, in un certo senso, diamo vita a anime spesso non conosciute. In questo caso un po' Ornella e anche forse un po' Eleonora, e questo mi è piaciuto molto in alcuni momenti, come dire, in alcune reazioni con la figlia, no? Con grande determinazione, ma anche con una giusta dose di ironia e di sicurezza anche nel rapporto affettivo. Io ringrazio molto Daniela delle parole che ha detto e devo dire che per me è stato straordinario averla appunto da, come dire, noi siamo colleghi, abbiamo una storia comune di una militanza, oramai non lo diciamo, centenaria del nostro settore. E Daniela, che nell'ultimo anno, io pensavo sempre a questa Ornella, perché dicevo io voglio che esprima qualcosa, ma fisicamente però deve essere assolutamente rassicurante e anche autorevole. Poi ho incontrato Daniela, che non vedevo da un bel po', a teatro. Io ho detto Pierpacco, ma guarda Daniela com'è, oltre che si porta gli anni da Dio, c'è anche un'invidia, ma questo è un argomento. Ma anche questa autorevolezza è così, tu sei nordica e hai una forma di discrezione che era esattamente quello che io volevo di Ornella. Allora, perché io sono felice che Daniela abbia sentito perché è molto autentico, il mio tema figlia madre io lo trovo eterno, la conflittualità fra donne è cambiato tutto e quella non è cambiata per niente, forse addirittura si è esasperata, oggi abbiamo creato addirittura lo sdoganamento della Lolita per sempre, cioè la diciottenne che fugge col settantenne e noi donne stiamo lì e guardiamo perché comunque siamo conflittuali, non c'è niente da fare, non si supera. Madre figlia è il primo conflitto, nel mio primo film era il tema portante, nel mio secondo film non sono riuscita a non farlo entrare. Perché comunque è la lotta per il possesso della prima figura femminile, maschile di riferimento, che è il padre, che però accidenti è il marito di mia madre. E poi via discorrendo, scendendo da lì, sono io che dovrò prendere il suo posto, lei mi segnala il modo di comportarmi e io voglio essere altro da lei, sicuramente non voglio essere lei. Nel mio film precedente c'era una scena di un sonoro schiaffo, non ho resistito a metterlo anche nel 2008.